Il prossimo talk eh, al titolo Build, Measure, Learn, Repeat. e Sarà tenuto da okay. Filippo Giannessi. L'ho detto bene, mi ha fatto ok. E, allora, Filippo di Faenza. Intanto vi chiedo quanti sono di Faenza? Non ne vedo tanti, ok. Sì, dai, ce n'è qualcuno. Filippo di Faenza è di casa. Ieri mi raccontava di quanto è felice che vengano organizzati questi eventi nella sua città. E questo mi ha fatto capire quanto è legato al territorio, anche perché poi mi ha raccontato un'altra cosa interessante. Lui durante gli ultimi anni ha lavorato da remoto ehm, e si è sentito da solo, ma ha vissuto un po' in solitudine, lavorando da casa. Così ha deciso di aprire uno spazio di coworking eh, a 50 metri da qui. E facendo così, eh, da lì è nato un piccolo collettivo con cui sta provando a supportare il territorio e quindi facciamo un applauso a, a Filippo ciao oh, sei tu lo speaker che chiuderà il tutto l'headliner no, esatto. <ride> ciao a tutti palco tuo ciao grazie ciao allora Innanzitutto grazie al GRUSP, grazie a UX Day, quindi un applauso a UX Day ancora. Io mi chiamo Filippo Zanessi, eh, mi occupo appunto di design all'interno di Spreaker e oggi vi parlerò appunto del talk dal titolo Build, Learn, Measure and Repeat. Nello specifico come abbiamo lavorato all'interno del team di Growth eh, nell'ultimo anno essenzialmente, quali sono stati i problemi e come li abbiamo affrontati. Tipo questo di andare avanti nelle slide. Come si fa? Non va avanti. Molto bene, Beh, lo faremo così forse. Allora, eh, per parlare di speaker noi connettiamo creatrici e creatori di podcast, ascoltatori e advertiser. Con i nostri prodotti essenzialmente si possono stare podcast, distribuirli all'interno delle applicazioni di ascolto come Spotify, monetizzarli, quindi a monetizzare i suoi propri contenuti e ascoltare i podcast, sia attraverso piattaforme mobile eh, che desktop. Ho ancora questo problema, vediamo se no. mi. Sì, grazie. Non capisco, prova ad... Vabbè, faccio con... Sì, sì, no problem. Per darvi alcuni numeri di Spreaker from iArt, abbiamo attualmente sulla, sulla piattaforma più di 30.000 podcaster attivi, con altrettanti 50.000 show attivi, con una media circa di 10.000 episodi al giorno che vengono pubblicati sulle nostre, sui nostri prodotti. Vi parlerò quindi del Growth Team, è un team di prodotto che sta all'interno di una costellazione di team di prodotto all'interno di Spreaker, caratterizzati da un team cross funzionale e un main goal. Nel nostro caso è un team composto di design, marketing e sviluppo e il main goal è appunto la crescita della base utenti, quindi appunto aumentare gli utenti che sono iscritti alla piattaforma Spreaker. Uh, questo goal per noi era molto importante perché aveva tre caratteristiche, era misurabile in quanto oltre a essere appunto una vision, quindi come crescita della base utenti, avevamo anche delle metriche che si basavano su dei trend degli anni precedenti, quindi la year over year growth, quindi la crescita anno dopo anno e i target di trend di revenue che avevamo quantificato negli anni precedenti, quindi avevamo delle KPI chiare sul, con le quali potevamo relazionarci. E quindi essenzialmente rendeva il tutto, eh, essendo quantitativo, eh, diciamo approcciabile da ogni skill e ogni punto di vista. E, e inoltre, essendo quindi basato su dei trend degli anni precedenti, era raggiungibile, era qualcosa che ci motivava eh, abbastanza per, appunto, per decidere di formare un metodo e portare avanti eh, questo, questo team. Avevamo dei problemi fin dall'inizio. Era la prima volta che lavoravamo insieme con tutti con skill diverse. Venivamo tutti da team di prodotto diversi, quindi ogni team di prodotto aveva il suo approccio. E nessuno di questi era specifico per la crescita. Avevamo tanti tool, anche troppi, eh, diciamo adottati per scopi molto temporanei oppure senza strategia. Andavano a braccetto essenzialmente con i dati che avevamo a disposizione, che erano a volte corrotti, sovrapposti e difficili da leggere. Avevamo tantissime idee eh, che venivano anche dagli altri team, dai sales, dal customer support, e sembrava difficile trovare un ordine e una priorità ai problemi. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo preso tutte le idee che avevamo, tutti, tutti diciamo, gli spunti, tutti gli possibili esperimenti e li abbiamo clusterizzati. La prima cosa è stata definire tre macro cluster che sono diventati essenzialmente le nostre secondary goals. Quindi in che modo vogliamo approcciare il problema della crescita? Tramite l'acquisizione, quindi aumentando la base degli utenti attraverso l'utilizzo di touch point esterni come campagne pubblicitarie o social media. E, e allo stesso tempo migliorare l'esperienza interna, quindi migliorare le pagine di showcase dei, dei feature e essenzialmente eh, diciamo, presentare al meglio le funzionalità che, che, diciamo, che tramite Spreaker un podcaster può, uh, può fruire. Uh, il secondo è l'upgrade, quindi la, diciamo, far passare un utente da free a pagante e allo stesso tempo all'interno degli utenti paganti farli diciamo, procedere di livello, fornendo sempre più strumenti avanzati a richieste avanzate. In ultimo, anti-churn, quindi eh, oltre a dover aumentare la base di utenti, vogliamo evitare che gli utenti vadano via dalla nostra piattaforma. Quindi cerchiamo sempre di più di approcciare il loro job to be done e cercare di soddisfarli eh, durante la loro esperienza. Avevamo già approcci da utilizzare, come avevo detto, ma nessuno era specifico sulla crescita. Abbiamo deciso di utilizzare l'invalue tree. Per darci una struttura. Il Lean Value Tree è un framework lean che serve per essenzialmente sviluppare un prodotto tramite piccoli esperimenti. Come vedete è composto da una vision, dei goal, delle bet, che sono le ipotesi che vogliamo rendere valide per, il nostro, per la nostra vision e per i nostri goal e delle iniziative che vanno appunto a validare o non validare, diciamo, le ipotesi che avevamo fatto. Abbiamo costruito quindi in questo modo la nostra struttura. In alto vedete la crescita della base utenti. Subito dopo i, i goal, quindi acquisition, upgrade e anti-churn, tutti i post che avete visto, quindi tutti gli approcci che avevamo deciso di, di utilizzare, e poi, sempre più a basso livello, tutti i singoli esperimenti che volevamo appunto realizzare. Ogni esperimento andrà all'interno di un loop, quindi un loop di costruzione, misurazione e generazione di conoscenza. E per farlo abbiamo definito quello che eh, noi abbiamo chiamato definizione di un esperimento, quindi è un framework, una, una struttura, uno schema, eh, che descrive eh, diciamo, tutto quello che sarà un esperimento. Poi. E adesso vi spiegherò nel dettaglio che cosa significa. Abbiamo preso a riferimento a diciamo, altri più grandi di noi che facevano bene questo lavoro come strategizer, che essenzialmente eh, appunto, ci ha fornito questo spunto ma ancora più in generale, diciamo, la ricetta base di un esperimento è definita da uno scopo e delle aspettative. E ora vi farò vedere in che modo. Quindi partiamo con la fase di build. La prima cosa che andiamo a definire è qual è il goal di riferimento, quindi uno dei tre o acquisition o upgrade o anti churn. La seconda cosa che andiamo subito a definire sono, diciamo, delle evidence. Abbiamo delle evidence sulle quali basare questo esperimento. Abbiamo dei job to be done con il quale relazionarci, o un segmento uh, già definito con il quale possiamo relazionarci? Questo può essere sia quantitativo che qualitativo. Qui vedete un grafico dove essenzialmente eh, vediamo, dopo il sign up degli utenti, dopo quanto pubblicano i primi episodi. E vediamo che la terza settimana eh, diciamo, la maggior parte dei podcaster pubblicano i primi episodi. Vogliamo ridurre questo tempo? Possiamo partire da questa evidence per basare un esperimento. Oppure, partendo dal job to be done, quindi uh, diciamo, la trascrizione eh, de degli episodi è un fattore importante per gli utenti, potrebbe essere un motivatore per realizzare un esperimento per capire appunto, se possiamo aumentare la base utenti attraverso le trascrizioni. Dopodiché continuo e quindi eh, definiamo la nostra ipotesi, quindi qual è l'idea che vogliamo testare e perché lo vogliamo fare? Perché vogliamo fare questo esperimento, a quale scommessa, quindi a quali dei blocchetti delle bet stiamo facendo riferimento. E che cosa vogliamo misurare per validare questo esperimento? Questa quindi è la parte di misurazione che è molto importante, e vedremo poi per, appunto, nella vita dell'esperimento. E di pari passo le aspettative che abbiamo su questi dati. Quindi cosa ci aspettiamo da questo esperimento? Qual è la condizione per la quale rendiamo valida la nostra ipotesi? E infine, non meno importante, che tipologia di esperimento sarà un A-B testing, un a c testing, un just do it, che per noi è essenzialmente una task da fare basta. e basta. E quindi andiamo a completare quella che è la definizione di un esperimento. Uh, vi faccio un esempio. Uh, in passato avevamo delle pagine essenzialmente vuote, dove c'erano solo poche call to action per fare upgrade essenzialmente, e non spiegavamo tanto i feature agli utenti. E abbiamo deciso di inserire delle pagine dove spiegava appunto eh, essenzialmente le, diciamo, i benefit che fornivano certi feature avanzati per cercare di motivare gli utenti a fare upgrade. E quindi adesso vi leggo l'esperimento. Quindi considerato che abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti e supporto su Pro Feature dal Customer Support, la nostra idea è mostrare pagine di elementi di UI che spieghino e mostrino feature pro del CMS. Lo vogliamo fare perché attualmente non mostriamo il nostro prodotto nelle pagine dove è richiesto l'upgrade. E perché vogliamo aumentare il numero di utenti che fanno upgrade, ovviamente. Per validare, misureremo il top of the funnel, quindi quante persone sono entrate in queste landing page, il click through rate, quindi quali, di, quante di queste persone hanno poi cliccato nelle call to action, e poi ovviamente misuriamo quelli che sono gli upgrade, quindi quanti poi di questi utenti hanno fatto effettivamente upgrade. E quindi le aspettative. Ci aspettiamo ovviamente che le azioni di upgrade aumentino assieme al click through rate delle pagine di preview che avevamo in precedenza. L'esperimento era un just do it, quindi abbiamo semplicemente sostituito le pagine. Le abbiamo costruite ovviamente, disegnate a livello di interfacce e le abbiamo implementate. E quindi l'esperimento è in produzione e possiamo procedere a misurarlo, possiamo capire cosa sta succedendo. Per farlo, sempre facendo riferimento all'esempio, torniamo nella parte di misurazione. Andiamo a vedere quelle che erano le, le metriche che avevamo ipotizzato eh, da misurare e le aspettative ovviamente per definire delle dashboard che fanno essenzialmente da monitoraggio dell'esperimento. In particolare qui vediamo un esempio, sempre parlando di pagine di preview che le abbiamo chiamate così, essenzialmente qui vediamo eh, diciamo, la comparazione tra il tempo precedente a queste pagine e il tempo successivo a queste pagine, eh, vediamo la differenza di conversione, vediamo che la nuova versione converte di più. Uh, ovviamente questo era un esperimento diciamo, che a livello statistico non era molto valido perché stiamo basando diciamo, due periodi che possono essere diciamo, influenzati dalla stagionalità per esempio e da tantissimi altri fattori. Quindi per risuperire questo problema di solito utilizziamo gli a testing, quindi utilizziamo questo strumento validando un'ipotesi diciamo, definendo due, due gruppi, uno di test e uno di controllo. In questo caso stiamo vedendo come abbiamo migliorato le pagine di successo di pagamento, dando più suggerimenti su quelle che potessero essere le call to action poi diciamo, successive rispetto all'acquisto, quindi ad esempio uh, suggerendo di pubblicare oppure di attivare la monetizzazione, e ci siamo resi conto, qui vedete uh, come il nuovo gruppo, quindi il gruppo di test, la, la barretta chiamata end session, si riduce del 50%. Quindi il 50% degli utenti eh, in meno hanno abbandonato la piattaforma dopo aver fatto sign up. Ma non utilizziamo solo i Pathfinder, che sono questa tipologia di, di grafico che essenzialmente mostra la probabilità dei passaggi che l'utente andrà a fare dopo un determinato evento, ma anche, appunto, come dicevo prima, i conversion rate utilizzati in A-B testing invece che in comparazione temporale, ma anche il time to convert, quindi quanto tempo gli utenti hanno speso sulla pagina prima di convertire. E non solo, anche comparazioni cumulative. In questo caso vedete come abbiamo lavorato sulla checkout page e abbiamo cercato di, essenzialmente di misurare le revenue generate da queste checkout page. La nuova versione mostra chiaramente un trend superiore rispetto alla vecchia. La nuova, vedete, è la linea azzurra, e mentre la vecchia è la linea verde. E, um, essenzialmente qui era chiaro il messaggio, era chiaro il risultato del, dell'esperimento, ma non è sempre così. Infatti uno dei problemi in cui siamo incappati spesso è la rilevanza statistica. Quando spesso stiamo misurando un esperimento c'è tutto questo entusiasmo di vedere il dato migliorare. E a metà di questo grafico essenzialmente vedete che la linea azzurra è molto più alta rispetto alla verde, ma era un'illusione. Ci siamo resi conto dopo pochi giorni che il risultato stava completamente cambiando. E dovevamo accorgersi di un, di un concetto che è molto importante, che è la rilevanza statistica. Eh, è molto semplice andare a comprendere se le, diciamo, i risultati sono rilevanti, perché ci sono dei tool dove vai a caricare essenzialmente i dati e ti dà essenzialmente un esito sulla rilevanza statistica. Eh, altri problemi sono anche quando i dati che vedi non hanno senso o sono tracciati male. Uno dei problemi che avevamo era l'utilizzo degli UTM. Gli UTM sono dei parametri che vengono utilizzati. Uh, diciamo, per mappare i comportamenti degli utenti all'esterno rispetto ai nostri prodotti, quindi in che modo sono arrivati dall'esterno sui nostri prodotti e gli utenti. Invece venivano utilizzati anche internamente, venivano usati all'interno del prodotto, creando una, una confusione diciamo, a livello di, di, di base dati. Quello che abbiamo fatto è stato introdurre un parametro chiamato SP Source, che essenzialmente fa la stessa cosa, però internamente al sito web e, e ai prodotti. E quello che è il risultato è che noi possiamo vedere. Da dove gli utenti arrivano rispetto ai nostri prodotti, quindi da fuori, da diciamo, Google, Ad, può essere da Facebook, tutti i social, quindi tutti i touchpoint esterni di cui, di cui parlavo prima, e invece da dove arrivano gli utenti rispetto alle pagine di prodotto interne, quindi quali sono le pagine più motivanti rispetto all'acquisto per gli utenti. Non utilizziamo solo A-B testing o comparazioni o tutto quello che avete visto adesso, utilizziamo anche le heatmap e utilizziamo anche user testing. Sono delle possibili diciamo, soluzioni per verificare che l'esperimento sta andando nella direzione giusta o meno. Ci sono tantissimi altri strumenti, anche Intercom ad esempio è uno strumento che ci fornisce il completamento dei funnel, quindi ci fa capire se diciamo, la cosa che l'utente ha appena visto è interessante o meno all'utente. Stiamo quindi misurando l'esperimento e quindi adesso dobbiamo decidere quando fermarci, quando l'esperimento è concluso, in che modo quindi generare conoscenza. Anche qui partivamo da alcuni problemi e alcune necessità, volevamo evitare di formare silos, volevamo evitare di raccontarcela tra di noi essenzialmente e allo stesso modo volevamo avere una documentazione che fosse cercabile, snella e comprensibile a tutti. Inoltre volevamo che l'esperimento alla sua conclusione generasse degli insight che ci permettessero non di completare, di finire di fare esperimenti, ma di farne degli altri e quindi utilizzare gli insight per generare nuovi esperimenti. Per farlo abbiamo individuato gli handover document. Gli end-over document sono dei documenti dove, che sono composti essenzialmente da tre parti. Una parte di recap, dove ricopito, ricapitoliamo quello che era l'esperimento, quello che era il motivo per il quale stavamo facendo l'esperimento, la definizione dell'esperimento in generale. Cosa abbiamo imparato? Attraverso delle frasi concise andiamo a descrivere quelle che sono state le lezioni imparate, andando poi a esplodere il problema um, con tutte le analisi di dati che sono state fatte all'interno appunto di questi titoli e, e dopodiché a, abbiamo le conclusioni, quindi perché abbiamo deciso di chiudere l'esperimento, ci sono delle reiterazioni possibili, ci sono invece anche delle spike o delle task generate, ad esempio eh, siamo finiti a lavorare ad esempio all'interno di, a, a fare una spike all'interno dei sistemi di pagamento per alcuni problemi che avevamo individuato. Oltre all'endover document c'è la definizione di esperimento stessa, eh, nella seconda diciamo, parametro. Passatemi il termine della, della definizione di esperimento. Andiamo a definire quindi quali, su quali evidence basiamo l'esperimento stesso. Quindi, ci sono delle evidence generate da altri esperimenti sulle quali basare l'esperimento. E quindi, eh, vedete come essenzialmente abbiamo preso la conoscenza che abbiamo generato attraverso gli esperimenti e l'abbiamo reintrodotta, reintrodotta in un altro esperimento. Per evitare di formare silos e facilitare il, il, diciamo, il contributo di tutti, di tutti gli altri team, utilizziamo questa, questa call ricorrente chiamata OLENZ, eh, presentando essenzialmente le lezioni imparate, i takeaway di ogni esperimento, cercando di chiarire al massimo, semplificare al massimo il messaggio delle lezioni imparate, in modo tale da far comprendere a tutti nell'azienda quello che stiamo facendo e che cosa stiamo imparando che può essere sempre utile per tutti, anzi il 99% delle volte lo è. L'altro formato che utilizziamo sono i think tank, quindi eh, o brainstorming a seconda di come sono modulati, adesso sul naming non è molto importante, la cosa importante è che sono de delle sessioni in cui introduciamo persone di altri team per discutere eh, di nuove idee, ma anche, quando, principalmente con il caso del customer support, validare quelli che sono gli esperimenti in corsa e, e per capire anche se ci sono delle problematiche che stanno già emergendo, ad esempio sul customer support. E anche qui andiamo quindi a iterare su nuove idee allo stesso tempo, presentando sempre gli esperimenti e i suoi risultati. Abbiamo visto la parte di learn, adesso vediamo come ripetere questi, questo loop. Per ripetere questo loop, ovviamente ci serviamo di rituali, di, di rituali è una kanban. Qui vedete sulla sinistra la kanban e sulla destra una checklist di come moduliamo il grooming, che noi chiamiamo così, dove andiamo a visionare la, diciamo, lo sprint appena fatto e andiamo a pianificare quello successivo. Per farvi vedere un attimo come funziona la nostra cambane e come questa riflette il processo degli esperimenti, vi faccio un attimo vedere come è strutturata. Sulla destra vedete una colonna chiamata closed, dove vanno ogni esperimento solo con un endover document, quindi eh, dopo aver misurato l'esperimento, se siamo stati in grado di capire se era chiuso o meno, abbiamo prodotto un endover document, sposteremo la card su closed, altrimenti no. Sulla parte di released, Uh, invece ci sono appunto gli esperimenti che stanno raccogliendo dati, quindi sono ancora in produzione, stiamo ancora cercando di monitorare se abbiamo una risposta o meno rispetto sia ai dati ma a quello che stiamo monitorando. E quindi qui ci stanno tutti gli esperimenti in fase di monitoraggio, diciamo. Ovviamente la parte operativa, quindi il backlog dove troviamo gli esperimenti già definiti, la parte di lavorazione e la parte appunto dove ci sono i blocchi. Infine uh, la parte dei ideas. Questa parte è molto importante, ci sono tutti gli esperimenti in fase embrionale. Um, in questa colonna essenzialmente andiamo a identificare tutte le possibili nuove idee che andremo a fare sotto forma di esperimento e per modulare quella, questa colonna utilizziamo una matrice delle idee che è composta da diversi parametri, in particolare per farvi un esempio, uno molto importante è la REACH, quindi quanti utenti stiamo andando a colpire, tutti gli utenti, solo gli utenti free, solo un determinato segmento. E questo dà un parametro, assieme a tanti altri, che va a comporre un ranking. Questo ranking essenzialmente ci aiuta a capire quali idee hanno più senso di altre da, da, da sperimentare essenzialmente. Oltre alla matrice delle idee, molto importante ci sono le retrospettive. Le retrospettive sono sia uno strumento per migliorare, come umanamente, a livello di team, ma sono state utili anche per noi per migliorare diciamo, i nostri stessi processi. La, la voce insight di cui vi ho parlato prima, dove abbiamo capito come reiterare. Sugli esperimenti è nata all'interno di una retrospettiva. Quindi vediamo un po' tutta la figura: abbiamo visto il build, dove c'è tutta la parte di definizione dell'esperimento e della strutturazione dell'invalue tree, eh, la parte di misurazione, dove parliamo di A-B testing, heatmap, UTM, SP source, eh, la parte di learn, dove abbiamo appunto parlato di end document, di insight per gli esperimenti, in che modo reiterare l'esperimento stesso, lo lens e il think tank. Infine tutto quello che riguarda il modo di reiterare, quindi il repeat, i kanban, i rituali, la matrice delle idee e le retrospettive. Era questo. Grazie a tutti. <ride> Grazie Filippo. Grazie mille. Abbiamo tempo per una domanda? No, giusto. <ride> Chi? Non vedo niente. Ecco qua, ce n'è una qui davanti. Grazie, bellissimo talk. Eh, hai parlato adesso, 30 secondi fa, c'è stata la Kanban e in quella Kanban, se non erro, c'erano solo gli esperimenti, quindi tutta sì. questa cosa che ci hai parlato. Perché quindi ci hai parlato di questo team growth che lavora solo a queste cose. Esattamente, esattamente. Quindi è un tipo un dream team che fa tutte cose bellissime e divertenti, gli altri team lavorano in maniera diversa. Ma è, cioè, diciamo che noi adesso stiamo cercando di strutturare questo metodo all'interno del growth team, ma in realtà stiamo cercando di evangelizzare tutti gli altri con lo stesso approccio. Diciamo l'approccio è quello scopo e aspettative, quello che avete visto diciamo, all'inizio delle presentazioni. Eh, quindi, diciamo il, il punto è il goal oriented, ed è la cosa che stanno cercando, stiamo cercando di evangelizzare su tutti i team. Quindi diciamo speriamo di no, ecco, speriamo di non essere gli unici a lavorare in questo modo, ovviamente ci sono appunto le spike, le, le stessi progetti più a lungo termine che a volte occupano il nostro stesso team, ecco. quindi sì, diciamo, è una cosa ibrida e stiamo cercando un po' di crescere tutti insieme in questo modo. Ecco. Ok, chiaro, grazie. Venga. Grazie Filippo, grazie. un applauso.